Buongiorno, sono Norberto Vaccari, sono un architetto di Reggio Emilia e sono referente regionale per quanto riguarda la Fondazione per la Biarchitettura. Oggi ho avuto l'onore di presentare un sistema costruttivo che è per edifici antisismici, che è ecologico, e semplice e economico, e soprattutto certificato per appunto le qualità antisismiche. Questo sistema qui è stato sviluppato da un'idea di Julius Natterer, docente a Losanna e da sempre guru della progettazione e della realizzazione di edifici in legno massello, e che ha pensato di creare una struttura con assi semplicemente avvitate, quindi non incollate, struttura portante che diventa il cuore di questo sistema, a cui per adeguarlo appunto anche al paesaggio nostro viene affiancato e fissato il sistema della muratura. Però questa muratura è abbastanza particolare perché è studiata appositamente nell'accoppiarsi alla struttura portante di assi e forma dei cavedi su cui scorre l'aria, una specie di ipocausti dove può fluire l'aria sia calda che fredda, e quindi regolare anche la temperatura stessa della struttura portante. Si sa, la temperatura superficiale della parete è uno dei primi elementi per il benessere dell'essere umano all'interno degli ambienti confinati. Ecco, mettiamo questo elemento, il benessere dell'essere umano che fruisce di un ambiente confinato. Termoigrometricamente il benessere viene garantito. Altra cosa particolare di questo sistema, come dicevo prima, è il fatto di non avere colle. Le colle che si usano in genere per i prodotti, anche per il legno, sono tutte, hanno componenti tipo l'urea, ma soprattutto la formaldeide. La formaldeide poi all'interno dell'ambiente riscaldato si rilascia, è un gas che viene rilasciato in atmosfera e purtroppo è un gas cancerogeno, quindi eliminerebbe qualsiasi elemento di benessere interno perché danneggerebbe la salute dei fruitori dell'ambiente. Questo elemento di benessere unito alla antisismicità e quindi la sicurezza ne fa l'elemento fondamentale di questo sistema, che è libero di muoversi in tutte le forme immaginabili possibili, quindi non limita un tipo di architettura, ma garantisce il benessere dell'essere umano all'interno.